Quando un collega se ne va, muore, è sempre un dispiacere perché se ne va un pezzo di storia, un pezzo di cultura. Nel caso di Giulietto Chiesa, se ne va qualcosa di più, se ne va anche l'interpretazione di quello che sta succedendo, a cominciare dalla sua stessa morte. Scusatemi, ma a me la morte di Giulietto Chiesa puzza, puzza tantissimo, non mi convince per niente. 2 giorni fa, in splendida forma, ha rilasciato un'intervista di 1 ora e 5 minuti, che gira sui social, la potete trovare, dove racconta del Deep State, dove racconta dell'America, dove racconta di Trump, di come Trump sta cercando di sconfiggere la politica della Merkel in Europa, dove racconta del coronavirus. Giulietto Chiesa era uno che sapeva le cose, le sapeva bene ed era molto bravo a fare i collegamenti ed è morto misteriosamente nel sonno.